sul divano con La musica si mette comoda, una produzione RBE TV. Con Claudio Petronella, ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Bentornate e bentornati su RBE, una nuova puntata di Sul Divano con La musica si mette comoda insieme a Caruccio. Oggi voglio stare più leggero, parlare senza prendermi sul serio. Lascerò la casa a fine mese, il divano letto mai aperto. Alzo le cuffie se c'è confusione, siamo equilibristi sull'alta tensione. Manderò un messaggio ogni giorno per capire dove arrivo e se poi torno. Mi piacciono le cose che fanno male, esagerare con la notte e col sale. Mi piacciono le cose che fanno male, gli amori da sbagliare, saltare senza guardare. Pianto qualche volta di nascosto, 30 anni ancora tutto fuori posto. Tornerò dai miei tutte le estati e dai tuoi occhi mai cambiati. Ma stacco da lavoro tardi, se riesco passo a trovarti. Dammi un paio di mesi, tolgo un paio di pesi. Mi piacciono le cose che fanno male, esagerare con la notte e col sale. Mi piacciono le cose che fanno male, gli amori da sbagliare, saltare senza guardare. Mi piacciono le cose che fanno male, esagerare con la notte e col sale. Mi piacciono le cose che fanno male, gli amori da sbagliare, saltare senza guardare. Ciao Paolo. Ciao. Caruccio, Paolo Caruccio con noi. Abbiamo iniziato dall'ultima canzone dell'EP uscito lo scorso, era dicembre 2022, se ricordo bene, quinta canzone di questo tuo nuovo capitolo musicale. E salutiamo anche Denis Chiatellino, chitarrista, complice in musica del tuo progetto, Paolo. Noi ci eravamo conosciuti tempo fa con un'altra idea, un altro concetto di musica, sempre cantautoriale, sempre la forma canzone in mezzo, anzi preponderante direi, e questa unione, questa alchimia tra testo e musica che celebri con questo tuo nuovo capitolo, appunto con questo nuovo EP Caruccio. Siamo partiti dalla fine ed è una canzone significativa secondo me del tuo percorso. Ho avuto modo di ascoltare più volte le tue canzoni e questa parla di quella bellezza nonostante, di quella malinconia, di quelle atmosfere notturne che trovo sia uno dei fili conduttori della tua idea musicale. Intanto grazie per avermi invitato di nuovo qui e grazie a tutti i ragazzi per l'accoglienza. Sì, Sale è diciamo un po' un ritorno a casa e quindi anche per questo è stata messa, collocata lì nell'EP.
a chiudere un po', come dire, a chiudere e ricominciare un po' un capitolo. E insomma, mi piace presentarla dicendo che è un po' un ritorno a casa, ma anche un po' a se stessi. E, diciamo, il tentativo di questo nuovo progetto è proprio un po', come dire, a rimettere a fuoco un po' le mie esperienze di questi ultimi periodi musicali e tornare anche un po' a un modo di scrivere più istintivo, più viscerale, che, come dire, con cui mi sono approcciato alla musica da ragazzo. E quindi Sale, insomma, cerca di un po' di mettere insieme questi pezzi e anche, come dire, di abbassare il voltaggio in un certo senso. Una canzone molto smooth anche Sì. Sa nell'arrangiamento essere pop, sa essere molto orecchiabile, c'è il ritornello che ti rimane in testa, quindi, e questa è anche una delle tue caratteristiche. Mi piace molto la vena pop e la capacità di entrare in empatia con l'ascoltatore e l'ascoltatrice attraverso questa poesia delle parole che metti. A me ricorda molto il cantautorato anni 70, 80, Mogol, Battisti, insomma, immagino che tu ti sia formato anche così, e lo noto anche nella poesia che metti nelle parole. Io ho notato anche molta malinconia, se vogliamo, il sale, metafora, se vogliamo, e poi appunto questo ritorno, questo viaggio che fai, però c'è sempre quella sensazione di non essere mai in realtà con i piedi saldamente per terra, c'è sempre un po' quel tapis roulant, o quel terreno sempre un po' sconnesso, che in realtà sembra che sei saldo, però c'è sempre qualcosa che non è perfettamente, un po' come nella foto in realtà che abbiamo scelto, Sì. che Sì, eri alla forchetta e stavi saltando, c'è molta leggerezza in questa foto. assolutamente. E nella canzone c'è leggerezza, ma al tempo stesso c'è questo irrequietezza, se vogliamo, un po' di fragilità. Beh, sì, diciamo che sono tutte sensazioni che mi attraversano sempre quando mi metto a scrivere e quando, insomma, faccio musica, ma insomma, penso che siano un po' sensazioni che appartengono a tutti. Insomma, mi piace dire che questo EP parla di me, ma in realtà parla anche di tutti quanti, nel senso che parla anche delle persone che ho frequentato, che inevitabilmente mi hanno influenzato poi nella scrittura delle canzoni. Quindi dentro c'è la mia vita, ma anche la vita degli altri, la Certo. vita che ho visto negli altri. Quindi queste sensazioni di cui parli sicuramente sono cose mie, della mia vita, ma insomma un po' di anche delle persone che mi stanno Ci intorno. possiamo ritrovare sicuramente, ed è quello che dicevamo prima, questa ricerca dell'empatia con l'ascoltatore e con l'ascoltatrice. Tu pensi a un pubblico in particolare? Ti rivolgi a un ragazzo, a una ragazza in particolare, o a una persona adulta? Ci pensi al pubblico che può ascoltarti? È una curiosità così Guarda, che in realtà, cioè una volta ci pensavo, mi adesso invece non ci penso più, nel senso mette. che cerco di quando mi metto al pianoforte o alla chitarra per scrivere, cerco di, insomma, di liberare la mente, non pensare al dopo, ma essere concentrato sul presente, sul momento creativo, che comunque è uno sforzo non indifferente, cioè non avere anche nessun tipo di aspettativa nel momento in cui stai creando, perché è l'unico modo poi per riuscire a essere in qualche modo autentici, sinceri nella fase creativa. C'è una frase molto bella che citi nei tuoi social, e l'abbiamo anche presa anche noi in altre situazioni, che riguarda l'effimero, no? Le pozzanghere, no? Che sanno d'effimero come le canzoni, perdonami, la cito un po' a modo mio, però in quelle canzoni come in quelle pozzanghere noi ci rispecchiamo, ci possiamo ritrovare, e direi che è perfetto con il discorso che stiamo affrontando. Sì, la musica da qualche anno per me è anche un lavoro Arriveremo anche a e questo. quindi insomma ha anche tutta una serie di pressioni e di cose, però poi alla fine, ecco, se uno guarda la complessità della realtà, poi le canzoni perdono di peso in un certo senso, però allo stesso tempo sono, cioè, adesso nel nostro caso è la musica, però insomma in generale la bellezza dell'arte è poi quello che ci fa anche sognare, ci fa vivere. Quindi in questo effimero di una canzone pop, di un ritornello, di una strofa, poi in realtà uno ci si rispecchia in un certo senso e quindi ritrova anche a volte la sua strada.
Certo, assolutamente. Quindi è un nutrimento necessario, direi. Sarebbe molto peggio se non ci fosse. E quindi parlare direttamente con un linguaggio pop, pop non è una parolaccia, anzi direi che è una dote, è un valore, perché vuol dire arrivare assolutamente a tutte e a tutti in un certo modo, quindi unendo insieme in modo cosciente parole e musica. Riesci sempre ad azzerare in modo semplice, so che sto banalizzando, ma perdonami, ogni volta che si riparte con una nuova canzone, specialmente quando non scrivi per te, ma scrivi anche per altri, ripeto, arriveremo ancora a parlare di questo tuo aspetto, riesci ad azzerare, ripartire, oppure ad aprire più file insieme, anche solo nella tua testa? Questo è anche un grande esercizio per un cantautore. Beh, non sempre ci si riesce, ovviamente, però lo sforzo sì, lo sforzo è, come dire, essere aperti a tutti gli input e a, come dire, a prendere tutto quello che arriva da fuori e ributtarlo fuori, in un certo senso. E questo è l'esercizio, insomma, di chi scrive, secondo me, di chi scrive canzoni. E ovviamente a volte ci si riesce di più, a volte ci si riesce di meno. Certo. A volte arrivi incazzato in session perché il giorno prima ti è successo un casino. E a volte invece sei perfettamente dentro il momento e quindi riesci a dare anche il meglio di te stesso e a prendere anche il meglio degli altri. Beh, però è una grande possibilità, Paolo. In quel momento azzeri tutto quando si fa arte, questo, no? Sì, sì, sì. Quando sì, sei sì, su un palco, te ne freghi di tutto il resto e sei lì. Sì. Questo penso che sia una grande dote. E trasmettere. Dennis, arriviamo, so che ci sei anche tu. Certo. Io ascolto e. Ascolti, ok. Apprendo. Quando scrivi canzoni, tu scrivi canzoni, sei autore, cantautore, Sugar. La scuderia Sugar Music, ecco, questo è un vincolo, ok, che è un lavoro. Quando parliamo di lavoro parliamo di una cosa che devi fare, ok, è bella, piacevole, è quello che hai scelto di fare, Paolo, evidentemente, però la sensibilità che metti in sale, metterla a servizio di altri o di altre. Guarda, sarò brutale, però è più facile. Okay. Nel senso che comunque vedere un progetto dal di fuori, vedere una canzone dal di fuori in maniera più oggettiva, a volte è in un certo senso più semplice metterlo a fuoco. E quindi quando sono in session con gli altri cerco, con un altro artista, con un altro autore, cerco di capire qual è il focus di quella cosa, qual è il punto di forza e cerco di supportarlo, come dire, con ovviamente le mie idee, la mia immaginazione, la mia creatività. Ovviamente quando invece sono io che devo, tra virgolette, mettermi a nudo, tutto diventa un po' più complicato, ovviamente, perché uno mette in gioco se stesso, quindi. Però allo stesso tempo, ecco, lavorare anche per altri artisti, essere in session con altri autori, ti dà poi anche, secondo me, tanti strumenti per poi mettere a fuoco meglio te stesso, quando poi sei tu che devi scrivere. Quindi è sicuramente ti tiene anche allenato, perché poi la creatività è anche tanto allenamento, è come andare a correre in un certo senso. Se uno è allenato a trovare delle strade creative, essere aperto degli input a delle cose, se lo fai spesso, poi quando sei nella giornata buona magari ti esce una canzone decente. Ecco, spesso, ecco, parli di giornata buona, parli di attività, di routine che abbiamo tutti noi, ma quando si parla di un cantautore, della vita di un cantautore, in quei momenti lì devi appunto riuscire a mettere tutto fuori, chiudere la sala prove, insomma, dove crei e concentrati su questo. Può essere un valore, può essere anche una condanna, dipende un po', insomma. Quindi riesci a immedesimarti nell'artista per il quale scrivi la canzone e pensi in questo caso all'artista, oppure prepari canzoni e poi c'è qualcuno che decide a chi destinarla? Entrambe le cose, nel senso che, per esempio, se magari sono in session con Dennis, che anche è un bravissimo autore, top liner, magari ci lasciamo, come dire, trasportare un po' dal flow del momento, sì, da un'idea che abbiamo avuto, da una base che magari ho già pronta, e quindi lavoriamo e scriviamo una cosa, diciamo, in libertà da poi mandare al mio editore. Mentre magari quando sono in session con l'artista, che ha magari un suo progetto, un suo immaginario già abbastanza definito,
Allora a quel punto cerco di un po' di immedesimarmi in quello che vuole fare, anche molto divertente, nel senso che è una cosa, un escamotage che mi permette anche di esplorare delle cose che magari mi piace fare ma che nel mio progetto non entrano, non lo so, tipo... Quindi è una possibilità. Bello. È una possibilità, sì sì, cioè è molto divertente. Tu hai rapporti con questi artisti per i quali scrivi o è un qualcosa di davvero così, una scatola che tu dai all'editore e poi è lui che... è una curiosità. No, cioè il rapporto c'è, si instaura quasi sempre perché comunque stai facendo arte, quindi esatto, deve esserci una connessione di qualche tipo, quindi ovviamente poi con alcuni artisti si crea una sinergia maggiore, con altri magari si lavora in maniera più spot, però insomma dove c'è sinergia c'è sempre poi, quasi sempre insomma, si creano delle cose che poi vanno avanti. Dennis Chiatellino, chitarrista, a me incuriosisce sempre il ruolo della band, di coloro che si celano dietro il nome, in questo caso nel cognome di Paolo. C'è il nome, appunto, è una grande responsabilità per Paolo quello di essere il frontman, quindi lui e poi ci siete voi insieme. Come ti trovi in questa dimensione? Paolo ha citato anche il tuo ruolo autoriale. Ti piace stare lì seduto e dare così supporto alla musica, in questo caso di Paolo? Come te la sognavi quando avevi iniziato a suonare, quando eri più giovane, insomma? Allora, è una domanda difficile, nel senso che io da chitarrista, quando suono per altri artisti, in questo caso per Paolo, cerco sempre di trovare un equilibrio fra la mia personalità come strumentista e quello che poi richiede il genere oppure insomma l'attitudine del progetto in cui sto suonando. E quando ho iniziato a suonare con Paolo ho iniziato a sperimentare nuovi suoni, nuove sonorità, nuove anche diciamo stili e generi musicali che non avevo mai approcciato prima, e per me è stato, non so come dire, molto facile con Paolo, perché c'è sempre stata una bella sinergia fra noi due e trovo che da quando lavoriamo insieme siamo cresciuti, cioè io mi sento molto cresciuto anche sullo strumento, e in sala prove diciamo che è facile, quando c'è un bel ambiente, una bella atmosfera, creare poi qualcosa che funziona, creare poi la scintilla, la magia di cui forse credo, certo, che parlassi tu, no? E sì, poi diciamo che con Paolo c'è una collaborazione anche dal punto di vista autoriale che riguarda soprattutto i pezzi nuovi che sono stati scritti insomma dopo quello che sarà poi l'EP. E in generale ti dico questo, con Paolo secondo me si lavora molto bene, poi prima gli ho dato 20 euro. Esatto. Va tutto bene. Va, okay, tutto bene. Poi non so come dire, io sono sempre uno che cerca di mettersi in gioco e non si accontenta mai, e questo lui lo sa, infatti sono molto pistino. Va bene o male, no? Paolo è uno stimolo per te, credo. Assolutamente. Esatto, cioè penso che davvero, cioè, sia molto stimolante, soprattutto anche... È stimolante anche stare appunto a fianco. Sì. Per te, insomma, non so se tu canti, anche se hai in altri progetti o in questo momento ti dedichi totalmente al progetto Caruccio. Ho altri progetti, ho progetti collaterali, però attualmente il progetto di Paolo è un progetto in cui sei molto impegnato, esatto, mentalmente. Sì, okay, sì, sì. Però sì, non so come dire, dove poi lavoro assorbo e ridistribuisco, no? Faccio bene, un po', bello, questa sorta di equilibrio, anche di disponibilità emotiva, perché poi comunque suonare richiede anche una certa sensibilità. Sensibilità che metti anche in comune con altri, perché Paolo, siete una band, siete in cinque, se ricordo bene, e quando parliamo di un percorso molto intimo che tu hai voluto mettere così a disposizione dell'ascoltatore e dell'ascoltatrice, questa intimità la condividi anche con altre persone, ok? Siete in sala prove, vi conoscete bene, respirate la stessa aria praticamente, però insomma è anche un modo per dire io ho una cosa in testa, ho quel giro, quella... perché immagino che un artista si veda già l'opera finita o quasi. Ecco, sì. Hai avuto questa sensazione anche con la band o ti sei anche lasciato andare alle loro suggestioni? Ah, assolutamente sì, nel senso che tanto sono tutti dei bravissimi musicisti,
anche se sono giovani, hanno già esperienza, hanno sviluppato già un loro gusto, una loro tecnica, una loro attitudine, quindi tutti gli input che arrivano da loro per me sono super preziosi. E ovviamente magari io sono un po' nel ruolo di, tra molte virgolette, direttore d'orchestra, nel senso che magari ci sta. Io tengo un po' il faro della direzione artistica della cosa, però tutto quello che poi entra, se è funzionale, insomma, è assolutamente ben accetto. E in sala prove, la sala prove è un momento ovviamente fondamentale, per costruire uno spettacolo dal vivo. E bello, spettacolo, mi piace, non solo concerto, ma proprio l'idea dello spettacolo, dello show. Sì. Show che unisce musica, parole. Si parla spesso della poesia nella forma canzone, anche se in realtà sono due arti completamente diverse. Alcuni cantautori l'hanno unita, mi riferisco a Gian Maria Testa, mi riferisco a Mogol con Battisti, mi riferisco, insomma, possiamo fare un elenco lunghissimo, limitandoci alla canzone italiana. Che importanza ha per te la parola nella canzone? Non, è uno strumento la voce, sicuro, ma è bello poter trasmettere qualcosa e avere la percezione di lasciare così quella scia di trilli di Peter Pan. Ci pensi a questo oppure? Sì, assolutamente, sono super esigente sulle parole da mettere in una canzone e il mio sforzo continuo quando mi metto giù a scrivere è proprio quello di non essere la miglior versione di me stesso, ma di essere, come dire, il più sincero e trasparente possibile. E anche lì a volte, insomma, si riesce di più, a volte si fa più fatica, però le canzoni che ne parlavi anche prima, che mi hanno formato, quel momento di Battisti, Mogol, un certo cantautorato degli anni Ottanta, ma insomma di tanta musica italiana, insomma, lungo tutta la storia della canzone pop, è proprio quello, cioè quelle canzoni autentiche che, come dire, parlano al cuore in un certo senso e mettono a nudo degli artisti e delle situazioni, delle storie di vita vera in un certo senso. Le sanno raccontare con una frase, come sa raccontare in una frase Sigarette e Nirvana. Sicuramente Sigarette e Nirvana è una di quelle canzoni che fanno parte del tuo EP, Caruccio. È un altro capitolo di questo racconto. Io l'ho visto, perdonami, l'ho visto davvero come un libro con diversi capitoli, o se vogliamo episodi di una stessa stagione, di una stessa serie TV, chiamiamola come vogliamo, insomma. È un capitolo particolare questo, quello di Sigarette. Sì, Sigarette, insomma, è apparentemente una canzone più scanzonata, però in realtà sono molto legato a questa canzone perché l'ho scritta con Alessandro Petullà, tra l'altro, che salutiamo, ha collaborato Alessandro. Ha collaborato a quasi tutte le canzoni dell'EP in veste di autore, di coautore dei brani. E lì, insomma, ci siamo un po'. Abbiamo cercato anche un po' di spingere sulle parole, di giocare, partendo da una realtà, forse in questo caso anche più vicina a lui che a me, perché lui arriva dalla provincia, che io comunque conosco bene anche da un punto di vista proprio di vibes. E quindi abbiamo anche cercato un po' di raccontare qual è anche la vita di provincia in un certo senso. E quindi è nata questa canzone dove, appunto, abbiamo sperimentato sulle parole, ma anche molto sull'arrangiamento, perché era forse la prima volta che mi spingevo così oltre sull'uso dei fiati, delle frasi di trombe, trombone, quindi insomma. Eh sì, perché noi in questo momento stiamo ascoltando le canzoni. Immagino più o meno come sono nate, credo, chitarra, sì, pianoforte, parlavi prima anche di questo, Paolo. Sigarette e Nirvana, invece, insomma, è uno dei brani pop di Caruccio, un EP del quale tu hai deciso di dare il tuo nome, anzi il tuo cognome. I soldi giusti per un panino, faccia cruda da ragazzino, vivo solo quando un motivo. Tu mi hai visto fare schifo, sono ancora il mio nemico, però sei già lì quando arrivo.
cosa sopravviviamo a fare se non finiamo sul giornale, senza rischiare, senza le camel, ma sui sedili di un aritmo. Resti nuda, io sto zitto, noi facciamo scandalo. Bill Clinton, un passo dal Nirvana, c'è la tua bocca, poi l'alba ci separa. Un'altra volta, sigarette Nirvana, sulla tua bocca, stanotte, stanotte, è tutta nostra. Tu sei cresciuta a Zuccherini, col pakistano con la bici, ma se ti guardo non fingi. Disco dance periferia, poi di corsa a casa mia, l'amore è solo una teoria. Cosa sopravviviamo a fare se non andiamo mai al mare? Tu porta il sugo, io quello scuro. Parlami dei tuoi sogni sconci, della dieta, dei ricordi. Io faccio casini a go-go come le tue mani in slow-mo. Un passo dal Nirvana, c'è la tua bocca, poi l'alba ci separa. Un'altra volta, sigarette Nirvana, sulla tua bocca, stanotte, stanotte, è tutta nostra. Dimmi che siamo diversi dagli altri, anche se non è vero, fino a domani ci credo. Qui in natura sto sveglio a guardarti, non parliamo nemmeno, fino a domani ci credo, fino a domani, domani ci credo. Bocca, poi l'alba ci separa. Un'altra volta, sigarette Nirvana, sulla tua bocca, stanotte, stanotte, è tutta nostra. Siamo sempre sul divano con Caruccio, questa è Baby Blue. Dormi senza vestiti, mon chéri. Il letto sa di domenica, domenica. Piangi dentro i sorrisi, se lavi. Divora e poi dimentica, dimentica. Mano nella mano sopra un ponte tibetano. Respira e non guardare giù. Un po' sinceri, un po' sfuggenti, gatti negli appartamenti, quasi mai innocenti. Sesso e TV, ci consoliamo, non mi basta più, scaldiamo questo sole tiepido. Oh baby blue, ci consumiamo, guardiamo più in su, scaliamo questo cuore che ni una. Mangi da me microonde, scaldiamo gli avanzi, intrappolati nei personaggi del romanzo di Ulbeck. Noi riflessi nello specchio, attraversiamo il deserto. Ad occhi chiusi ti vedo meglio, ti vedo meglio.
mano nella mano, ombre cinesi sul soffitto. Giochiamo al buio, andiamo istinto. Teneri e spietati, leoni affamati, quasi mai domati. Sesso e TV, ci consoliamo, non mi basta più. Scaldiamo questo sole tiepido, baby blue. Ci consumiamo, guardiamo più su. Scaliamo questo cuore che ne ho. Oh baby, baby blue, le je s'en fait, ne rien va plus. Oh baby, baby, baby blue. Ciao. Oh baby, baby blue, le je s'en fait, ne rien va plus. Sesso e TV, ci consoliamo, non mi basta più. Scaldiamo questo sole tiepido, baby blue. Ci consumiamo e guardiamo più su. Scaliamo questo cuore che non. Chapeau. Baby blue. Grazie. Caruzzo sul divano con la trasmissione che mette la musica comoda, la musica che si mette comoda, ragazzi, ne abbiamo bisogno, anche perché spesso siamo portati a consumarla questa musica, no? Mai forse ad apprezzarla fino in fondo. Come abbiamo detto nella prima parte di questa puntata che stiamo vivendo insieme, Paolo, vogliamo dare senso, cioè vuoi dare senso, un senso in più, insomma, provarci perlomeno a dare un senso alle parole che usi, insomma, che utilizzi e che, insomma, aggiungi alle note, quindi alla musica, questa magica alchimia. Ci sono alcune frasi, c'è una curiosità, insomma, volevo chiederti come autore, hai parlato di, anche dell'altro autore, di Alessandro Petullà, come era nata questa canzone Baby Blue? Ci sono dei passaggi meravigliosi, secondo me, che sanno essere anche delle fotografie, delle immagini, mano a mano su questo ponte tibetano. Com'è nata questa... Ti ricordi i momenti in cui dici... Sai perché? Perché crea una situazione. Perché parliamo di una coppia in un in bilico, perché questo sa essere un ponte tibetano. Sì, in realtà ci tengo a dire che Baby Blue in realtà l'ho scritta con un altro autore, sì, che ringrazio, che è Bruno Chiaffredo, il mio, insomma, compagno, anche lui, di mille avventure musicali. E sì, diciamo che i protagonisti di questa storia hanno, come dire, sono un po' intrappolati nelle loro ombre, quindi non riescono tanto a lasciarsi andare, ad aprirsi. E mi piace un po' dire che assomigliano a dei gatti, in un certo senso, no? Che sono lì un po' che si studiano, e forse per l'unico modo che hanno per avvicinarsi è poi graffiarsi, no? darsi una zampata in qualche modo. Però ecco, alla fine questo sesso e TV alla fine non bastano, no? Perché ci consolano, ma, come dire, consolarsi non è mai una cosa così positiva, in un certo senso, è un po' un ripiego. Però c'è un'immagine molto bella del letto che sta di domenica, io me le sono annotate. Sì, la domenica ci si alza un po' più tardi, certo, si sta quella, gli avanzi. Si sta quella mezz'ora in più, anche un'ora, però, insomma, un po' a poltrire. Stridi un po', perché mi parla appunto di un'immagine molto intima, come sa essere il letto che sa di domenica, però in realtà è un rapporto che li vede abbastanza in bilico, questi due protagonisti, in una tensione, diciamo, sia emotiva che fisica. Sì, beh, diciamo che probabilmente il sabato sera l'hanno passato insieme. chi lo sa. Quindi magari il letto sa di domenica, sì. Sono in realtà... Molto del pezzo è partito proprio da quella frase, mano nella mano sopra un ponte tibetano, che insomma me l'ero appuntata, come mi appunto mille cose che mi vengono in mente, anche che sento dagli altri a volte, perché fidati che, insomma, le persone in giro per strada ti danno, praticamente ti scrivono una discografia se solo li senti parlare. Meraviglioso. Quindi come uno scrittore, insomma, devi essere, perché scrivere canzoni è anche questo, essere un autore evidentemente, bisogna sempre avere le orecchie ben aperte, anche lo sguardo
ben disposto a, a cogliere degli aspetti, piccoli tic quotidiani che vengono esaltati dalla, dalla forma canzone. C'è un discorso che dicevi prima, Dennis, che riguardava canzoni del passato, perché diciamolo, Caruccio, EP, 5 canzoni, è un po' in passato, c'è, c'è questo piano distopico, c'è questa cosa delle canzoni che a me colpisce sempre, che in realtà questo è il vostro passato, quello che state suonando qui, ad esempio qui con noi sul, sul divano. Ritrovare questo passato, Dennis, e rivisitarlo ogni volta nei live, avete suonato, vabbè, ricordo il release party del insomma, magazzino sul pop, poi in giro, insomma, in varie tappe in, nel nostro paese, e, in qualche modo darle nuove vita e dar nuova vita a queste canzoni, sono sempre nuove, oppure insomma dici basta, adesso facciamo dell'altro, come funziona? Allora, secondo me a questa domanda mi sento di risponderti con, essendo che le reference, cioè quello a cui noi ci ispiriamo quando scriviamo, deriva proprio da, insomma, artisti che hai nominato tu prima, Battisti, insomma, grandi, come dire, luminari anche del passato. Questo passato non lo sentiamo tanto passato, lo sentiamo molto attuale. Infatti, molte delle cose che hanno scritto, che poi sono rimaste nella, si sono poi calcificate nel, nella nostra anima in un certo senso, no? Sono cose in cui noi ci rispecchiamo molto, quindi in realtà tirarle fuori e portare questo passato con una veste un po' più, diciamo, attuale, fresca, studiata artisticamente, per me è un piacere, cioè nel senso è sempre un... È sempre nuovo, un piacere sempre nuovo. Sì, è un piacere sempre nuovo, assolutamente sì. Bello. Ma anche l'approccio che hai con gli altri, con il pubblico, Paolo, quando proponi Baby Blue, c'è un video molto bello, una sessione in studio con un altro musicista, però insomma la dimensione live di brani come questo, insomma, che è un brano molto pop, molto bello, proprio è trascinante, la reazione che vedi nel pubblico, perché immagino in piena trance lì davanti a tutto, trance agonistica, preso dalle note e dal canto, però riesci a guardarti intorno quando il pubblico ascolta le tue canzoni? Tu che sei così attento, sì, tra l'altro, sì, sensibile. Assolutamente. Diciamo che quando sento che mi arriva, come dire, il brano, il ritornello cantato dal pubblico, allora bello. Dico, ok, allora ci siamo, il ritornello funziona. sì, devo dire che abbiamo, in queste date, in prime date che abbiamo fatto insieme, abbiamo avuto un pubblico molto, molto caloroso, che ha risposto molto bene e ha capito, come dire, il viaggio di questo progetto e di questo concerto, in un certo senso, nel senso che... Del vostro spettacolo, insomma, quindi sono entrati in empatia. Siete riusciti a farli entrare in empatia, ragazzi, perché questo è anche il vostro compito come artisti, no? Giusto? Sì, sì. Abbattere quella quarta parete. Sì, cioè, io ho una visione, tra virgolette, molto umile dello spettacolo live, nel senso che per me è l'artista che, come dire, si dà al pubblico e che in quel momento è al servizio, tra virgolette, del pubblico. Sei tu che hai la responsabilità e il dovere di far emozionare, far divertire, far ballare, far piangere, far sculettare, certo, far innamorare le persone in quel momento lì. Quindi in quel momento lì quello è, tra virgolette, il tuo lavoro. Sì, e come e no, è la grande responsabilità. Devi dare tutto per far star bene alle persone, che insomma... È qualcosa, in senso, anche se effimero, è pur sempre qualcosa. E ritorniamo a quella pozzanghera, a quell'effimero di qui sopra. Non vuole essere una provocazione, ma un punto di partenza per una riflessione. Siete due artisti molto da studio. Abbiamo parlato prima del vostro lavoro, il lavoro della canzone, proprio dei killer che aprono la valigetta e tirano fuori la chitarra, in questo caso, per sì, fortuna, insomma. Ecco, mettere insieme questa questo metodo, insomma, l'essere metodici è fondamentale per voi, perché bisogna avere un regime, altrimenti, ok, rock and roll, però bisogna anche essere, insomma, ve lo impone la professione. Tutto questo come si collega alla dimensione live? Siete in studio, siete voi musicisti, avete i vostri tempi. Il pubblico invece è lì che dice, raga, io voglio musica, vogliamo musica, come facciamo? Come vi ponete sotto questi due aspetti, queste due facce? È una domanda per tutte e due.
Ma Dennis, dai, cominciamo da te, perdonami Paolo. Allora, secondo me il bello dell'essere musicista è che, almeno questo è quello che dico ai miei allievi quando vengono a lezione da me, dico sempre... Tu insegni chitarra? Esatto, insegno okay. anche chitarra e dico sempre, ragazzi, assorbite più che potete e quando uscite da qui dimenticate tutto. Perché quello che succede realmente nella professione del musicista è la magia. Cioè il metodo serve al servizio di questa magia. Bello, mi piace. Però questa non ha metodo, accade. Punto. Non puoi definirla, insomma. Non si può definire. Infatti mi ricollego al discorso che faceva prima Paolo della giornata giusta. La giornata giusta non esiste, cioè nel senso che arriva, non la si può creare, perché accade e basta, no? La stessa cosa succede sul palco. Ci sono musicisti che se sono a fuoco con il loro progetto, con il loro essere, sanno essere magnetici non facendo nulla. Cioè non serve, spesso molti artisti funzionano non con lo spettacolo costruito, magari nudi e crudi, buttati, e funzionano, arrivano, perché canalizzano un certo tipo di magia che non mi so spiegare. Quindi io credo molto bello, in questa cosa. Bello, grazie per averla condivisa. Paolo, scusa, ti ho interrotto prima per dare spazio a Dennis, però vorrei il tuo pensiero. Cioè, sono completamente d'accordo con lui. E aggiungo che semplicemente dal vivo si segue anche un po' il flow, nel senso che io me la vivo molto prima in studio, cioè Dennis ha parlato della magia, io parlo della terra, è concreto, cioè in studio ci si martella di lavoro, di prove, che sia tutto lì. Poi quando si arriva dal vivo, e mi ricollego al discorso di Dennis, ci si dimentica di quello, nel senso quella roba lì c'è. E poi si segue il flow della serata, nel senso si segue, come dire, si guarda il pubblico in faccia, si capisce un attimo bello. Qual è la vibe e si segue un po' quello. E le canzoni diventano nuove evidentemente, no? E ci colleghiamo di nuovo a quella, forse a quella routine, a quella probabile routine che può essere un valore oppure no, insomma, questo è anche importante. Paolo, c'era quel discorso delle canzoni, che queste sono canzoni del passato, quelle dell'EP Caruccio, di cui hai scelto di mettere il tuo nome d'arte, il tuo cognome in questo caso. Adesso ovviamente starai puntando ad altre canzoni, altre storie in musica. Questo è importante per te, ritornare alle canzoni che hanno già diversi anni, evidentemente, per realizzare canzoni nuove, o vorresti trovare il tempo, puoi dirlo, dai, siamo qua in intimità sul divano, preferiresti trovare il tempo solo per i nuovi brani, oppure ti piace l'idea di tornare indietro e farle nuovamente queste canzoni, anche se sono il passato per te? Guarda, ho avuto la possibilità e la fortuna di comunque realizzare questo lavoro in tempi umani, perché spesso purtroppo, insomma, capita spesso che magari uno scrive una canzone e poi magari passa un tempo anche lungo prima che venga pubblicata, perché comunque una canzone magari si ascolta in 3 minuti, però molti non sanno che magari per scriverla ci vogliono tanti giorni, poi la produzione, la registrazione, i mixaggi, la data di uscita, insomma... Ci sono tante fasi che quindi da quando si scrive una canzone a quando poi viene pubblicata fanno passare un lasso di tempo. Io ho cercato, proprio per mantenere vive queste canzoni, di comprimere questi tempi, quindi per fortuna, essendo abbastanza autonomo sulla produzione dei brani, sono riuscito a, come dire, stringere un pochino. Quindi sento ancora queste canzoni molto, molto attuali, molto presenti del mio momento artistico di questa fase. E sono contento di questo. Ovviamente c'è sempre la voglia di scrivere cose nuove, perché dire scrivo una canzone nuova è comunque approcciarsi un po' all'ignoto. Ok? Le canzoni non è che... Cioè, le canzoni arrivano. Cioè, come dire, entri in studio al mattino che non esiste e la sera quando esci esiste. E questa roba è incredibile, no? E quindi, come dire, c'è sempre la voglia di scrivere cose nuove. Però, insomma, questo EP, che è anche uscito da poco,
Secondo me, ecco, è ancora molto a fuoco rispetto a questo momento artistico. Okay. Sì. Ti racconta ancora delle cose nuove, sì. E può raccontare molto di te, Paolo. Noi definiamo il fare canzone, la forma canzone, come una forma d'artigianato. Non è solo arte, ma anche artigianato. Mi piace l'idea proprio di metterla nel concreto, come dicevi tu. Tu sei anche un produttore, sei non solo autore di altre canzoni, e per gli altri, per te stesso. L'artigianato è anche questo, creare un oggetto, avere un'idea in testa e vederla già fatta, finita, e poi appunto svilupparla e vivere questo viaggio creativo. Come far coincidere questo viaggio creativo con lo skip di Spotify? Spotify è un valore per te? Secondo te sarebbe meglio, ideale, avere il disco concreto per avere più valore, oppure Spotify è una risorsa e va bene così, come lo sa essere YouTube e le altre piattaforme digitali? Domanda spinosa. Lo so, io voglio un po' spiegare. Guarda, darti degli stimoli. Sicuramente, nel senso, è una risorsa perché, come dire, la digitalizzazione della musica rende tutto più democratico. Perché adesso con un abbonamento di, non lo so quanto costa adesso, 10 euro al mese, tu puoi accedere a un catalogo di musica immenso, cosa che prima era molto più difficile, perché magari, cioè, già solo quando ero ragazzino, che era il momento dei CD ancora, certo, il momento di passaggio tra i CD e gli MP3, comunque, cioè, ti compravi un CD al mese, tipo. Sì, era un evento. Era un evento, scartavi, dovevi sceglierlo, mettevi bene. Certo. Mentre adesso, con gli stessi soldi, puoi ascoltare tutta la musica, quasi tutta la musica del mondo. Ma tanto non ascolterai mai tutta quella musica. Diciamo che, nel senso, come ogni processo ha, come dire, i suoi pro e contro. I suoi pro e i suoi contro. Io, come dire, sono sempre stato uno a cui piace l'innovazione e la democratizzazione, sì, come sì, dire, soprattutto, certo, dell'arte. Dall'altra parte, come dire, il rischio è un po' quello, anche un po' di perdersi dentro questo mare, e insomma, anche il fatto banalmente di non avere effettivamente, non voglio dire un controllo, però effettivamente, da Spotify in poi, dalle piattaforme in poi, e poi in mano chi ha le piattaforme. Sì, è quello. Questa cosa qui, anche questo. C'è rispetto, è una controversia in generale nel mondo della musica. Adesso non, certo, voglio far polemica. No, ma è una riflessione che stiamo condividendo, più che altro, perché siamo abituati a consumare questo effimero con il quale siamo partiti, con questo effimero, come le pozzanghere, in cui in realtà ci riflettiamo tutti, e quindi siamo, è uno specchio di noi stessi. Dare un valore a questo lavoro artistico e artigianale. Spotify sicuramente mi permette di raggiungere tante persone, e io sono contento di questo, perché io spero, insomma, che ci sia questa curiosità di andare a cercare, nel tuo caso, la tua musica, Paolo. Però al tempo stesso, che cosa mi dà? Cioè, io sono contento di pagare il concerto per vedere il concerto e avere anche il disco in mano, magari, che ne so. Però diciamo che sono un po' anch'io combattuto, ragazzi, però volevo condividerla con voi, confrontarmi. Diciamo che è una risorsa nel momento in cui le persone comunque sono interessate e trovano il loro modo di sostenere un progetto e di essere curiose e aperte verso la musica. Uh-huh. Allora in quel caso diventa una risorsa. Nel momento in cui le persone magari vivono passivamente questa cosa e non c'è, come dire, tanta curiosità, allora diventa una cosa un po' più, come dire, a senso unico. Sì. Dennis, hai un pensiero in questo? Secondo me è importante, come musicista in questo caso, non solo come insegnante di musica, perché è una grande responsabilità quello di formare i ragazzi e le ragazze, e sono contento, è una bella cosa. Al tempo stesso, come musicista, il tuo lavoro, trovi che sia esaltato da Spotify? Non è che noi qui non stiamo facendo processi a nessuno. Certo, ma ho capito che cosa vuoi dire. Ma allora, secondo me Spotify nel tempo diventerà sempre più un social e sempre meno una piattaforma musicale, nel senso che
ciò che è facilmente ottenibile, ciò che la gente raggiunge facilmente, perde valore in un certo senso, perché se tu per ottenere qualcosa devi cercarla, devi in un certo senso impegnarti per, allora ha un valore diverso rispetto che una cosa che tu trovi perché è già lì senza sforzo, no? Infatti una cosa che ultimamente su di me vivo molto è proprio questo, cioè che inizio a patire la questione del tempo dell'ascolto. Ecco. Io quando ero giovane, quando ero ragazzino, che ascoltavo tanto jazz, tanto fusion e suonavo tanto fusion, io ascoltavo pezzi da 10 minuti, suonavo pezzi lunghissimi e mi passavano. Ora questi 10 minuti li sento e mi preoccupa, perché significa che questo effetto di riduzione della percezione di tempo soggettivo è importante e accade davvero nel quotidiano. Quindi la mia speranza è che sia sempre comunque una risorsa per gli artisti, per promuovere la loro musica, il loro progetto e arrivare alla gente, ma che col tempo si mantenga questa cosa e non diventi alla mercé di Instagram, ecco, in cui passa una foto, ah, non mi piace, via. Sì, sì, un feed che scorre in realtà. Ecco, esatto. Questa è la cosa che volevo condividere con voi come produttori di canzoni vostre e di altri, quindi come produttori e come autori. Abbiamo avuto modo di percorrere questo viaggio alla scoperta del progetto musicale di Paolo Caruccio. Caruccio, ultima canzone con la quale ci salutiamo. Io vi auguro davvero tanta bella strada, sia a questo EP, ma soprattutto alle canzoni che ancora verranno, e avere ancora sempre quella curiosità e quella voglia di ascoltare il mondo e riproporlo in quella pozzanghera che sa essere una canzone. Grazie Paolo per essere stato con noi. Grazie a te Claudio per l'invito. E ci salutiamo con Arem. Guiderò una Cadillac in fiamme, farò un bagno nel Gange, bambina mia, se non mi vedi più chiama la polizia. Chiederò help ad uno sciamano, avrò in casa un caimano, madonna mia, se non ci vedo più sarà la gelosia. Oh, questo gioco è finito male, è chiaro che ci sai fare, che sei letale, io per me non ho rispetto, mi lasci tra gli avanzi del tuo letto, ti amo lo stesso, quante volte mi detesto, mi lasci nel tuo cuore imperverso, ma ti amo lo stesso, ti amo lo stesso, Fumerò tutte quante le piante, andrò in chiesa in mutande, bambina mia, tu non mi passi più, sarò stregoneria. Correrò scalzo sopra un ghiacciaio, non guarderò più l'orario, madonna mia, è come un déjà vu, mi usi e poi vai via. Oh, ci vuole un cinico bestiale per poterti dimenticare, non lo so fare, io per me non ho rispetto, ti lasci tra gli avanzi del tuo letto, ti amo lo stesso, quante volte mi detesto, mi lasci nel tuo cuore perverso, ma ti amo lo stesso, ti amo lo stesso. Fuori nella stanza mentre ripeto il mantra, nella notte buia la tua pelle mi cura, alleluia, sei uno stupefacente, prova potente, nella notte buia la tua pelle mi cura, alleluia, io per me non ho rispetto, mi lasci tra gli avanzi del tuo letto, ti amo lo stesso, quante volte mi detesto, mi lasci nel tuo cuore perverso, ma ti amo lo stesso, ti amo lo stesso, ti amo lo stesso, ti
amo lo stesso.